abbiamo portato la proposta di scioglimento del Comune di Reggio Calabria, che è la prima volta nella storia d'Italia che viene sciolto un consiglio comunale di un capoluogo di provincia. Il governatore della Calabria, Giuseppe Scopellini del PDL, non sopporta i giornalisti e soprattutto li odia da quando la settimana scorsa è stato sciolto e commissariato per contiguità con la mafia il comune di Reggio Calabria. La relazione del ministro dell'Interno Cancellieri è impressionante e racconta come una intera città e la sua amministrazione comunale è stata svenduta alle 24 cosche di 'Ndrangheta che dominano il territorio di Reggio Calabria, dai lavori pubblici all'assistenza sociale, dai rapporti con assessori importanti fino al presidente del Consiglio Comunale, un poliziotto in aspettativa che partecipava ai funerali di un grande boss della 'Ndrangheta. Giuseppe Scopelliti definisce i giornalisti che raccontano questa realtà i nemici di Reggio. Ma chi sono i nemici di Reggio? Sono gli uomini politici, soprattutto dello stesso schieramento di Scopelliti, che hanno svenduto la Calabria, una regione intera, alla 'Ndrangheta. Pensate, in consiglio regionale 3 consiglieri regionali sono stati arrestati, tutti e 3 della maggioranza di Scopelliti, 2 per rapporti con boss di mafia, uno andava addirittura a chiedere i voti ad un potente capondrina di San Luca, un altro perché vendeva posti di lavoro fasulli in cambio di voti. Tutti e 3 hanno portato voti a Scopelliti presidente. Ecco, forse il governatore della Calabria si dovrebbe chiedere e cercare lì, in quegli ambienti, i veri nemici di Reggio. I nemici di Reggio non sono i giornalisti, che lui con incoscienza in terra di mafia indica come i nemici della città. E lei è uno tra quelli che si presta sicuramente a quest'idea di aggressione alle nuove istituzioni, che fanno del loro impegno una stagione reale contro le lobby e gli affaristi. E facendo questo, qualcuno come lei difende le lobby e gli affaristi in Calabria. Il fatto aggredisce?